Ciao a tutte e bentornate nel mio canale. Oggi ho voluto approfittare di questa giornata buona, c'è il sole, strano, cioè no, nel senso che fino a ieri sera fioccava. Bah. E quindi nulla, volevo approfittare di questa buona luce, o almeno mi sembra tale, per farvi vedere tutti i prodotti che ho acquistato della collezione di Natale 2017 di Kiko, la Arctic Holiday. Questo perché da Kiko ci sono i saldi e alcuni prodotti di questa collezione sono ancora reperibili sia nei negozi fisici che sul sito. E dato che se mi seguite su Instagram mi avete già visto utilizzare parecchio questi prodotti e mi avete chiesto di farveli vedere per bene, ho deciso di fare questo video. Quindi prendetevi una bella tisana, rilassatevi sul divano e mettetevi comodi perché sarà un video parecchio lungo visto tutti i prodotti che ho acquistato, ce li ho tutti qui davanti, sono tutti sul mio davanzale. Ed è pienissimo praticamente, pieno di prodotti con queste scatoline bellissime. I pack di questa collezione sono veramente belli, così olografici, sia dorati, sia un po' più freddi, sia rossi. Ma passiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ho acquistato. E parto con i prodotti skincare. Questa qui è la crema che nella collezione Arctic Holiday veniva in combo con il siero. Quindi c'era proprio una confezione apposta per la linea Skin Trainer. Io l'ho acquistata e devo dire che mi sono trovata veramente benissimo. Questo qui è il siero ed arriva in questa confezione. Non so se vedete quanto l'ho usato, cioè praticamente è fino a qui. Quindi l'ho usato veramente tanto. In questa confezione che si estrae e c'è la pompetta, insomma. È veramente ottimo come siero, idrata molto la pelle e la prepara a ricevere dei trattamenti un po' più potenti, un po' più forti, sostanziosi, come ad esempio la crema che è questa qui. Anche questa l'ho usata tantissimo, cioè praticamente è rimasto solo il fondo e l'ho consigliata a tutte voi, l'ho consigliata anche alla zia, l'ho consigliata a un'amica. Hanno un profumo buonissimo questi prodotti, e poi sono per tutti i tipi di pelle, levigano molto la pelle, la nutrono, ma non la ingrassano troppo, per cui va bene anche per le persone che hanno un tipo di pelle un po' più grasso o misto. Io ho una pelle mista e comunque mi sono trovata benissimo, quindi questi qui, se li trovate ancora in combo nella collezione, prendeteli e adesso, se non mi sbaglio, sul sito si trova ancora la combo ed è anche scontata del 30%, per cui fate un affarone. Altrimenti questi due prodotti si trovano comunque anche singolarmente nella linea permanente di Kiko. Insieme a tutta la linea skin trainer che io ho acquistato, c'è il contorno occhi, c'è il primer che fa un lavoro pazzesco, e ne ho già parlato anche su Instagram, ma se vi interessa vi posso recensire proprio tutta la linea in un video a parte. Adesso parliamo dell'Arctic Holiday, se no ci mettiamo una vita a finire questo video. Per quanto riguarda la base del viso, io ho acquistato della collezione tutti questi prodotti qua, cioè non so se vi rendete conto quanti sono. Innanzitutto vi faccio vedere questi due qui che io li ho presi in combo per utilizzarli assieme, e sono la Baked Power, che è una cipria, e il pennello. Tutti i prodotti in polvere per la base che vi farò vedere, e anche la palette, mini palette di ombretti che ho acquistato, arrivano nel pack olografico e all'interno c'è la pochettina che si apre in questo modo e dentro c'è il prodotto. E il pack è questo qui, che è molto bello, cioè a me piace, è essenziale però bello, dietro ci sono tutti i riferimenti del prodotto. E la cipria è questa qui. Io ho preso la numero 02 beige. Ragazzi, questa cipria fa un lavoro spettacolare. È una cipria che ha un leggero riflesso luminoso, però va benissimo anche per le pelli miste, grasse come la mia, perché non tende a far lucidare troppo il viso. Ed ha una setosità fantastica, è leggermente colorata. Quindi io spesso e volentieri in questo periodo che cosa ho fatto? Ho messo la CC Blur, che è il primer della linea Skin Trainer, che mi ha levigato perfettamente i pori. Ovviamente è un prodotto molto siliconico, quindi ne utilizzo proprio il minimo indispensabile, ma già pochissimo, vi assicuro che fa un lavoro fantastico. E poi sopra ci applicavo questa cipria e il risultato era luminosissimo, levigatissimo. E per applicare questa cipria ho sempre utilizzato il pennello della collezione, che ha questo manico fantastico,
ed è piatto, leggermente angolato. Ed ha una coprenza ancora un po' maggiore alla cipria stessa. Poi ho preso due dei tre blush in collezione, ho preso il numero 1 ed il numero 2, non ho preso il numero 3 perché per me era un pochettino troppo scuro. Il packaging è sempre lo stesso olografico e all'interno c'è sempre la stessa pochettina e dentro il prodotto con lo stesso packaging della cipria. Queste sono le due colorazioni di blush che ho acquistato. Ho acquistato per prima questa qui, che è quella che ha fatto perdere la testa praticamente a tutte, è la numero 02, si chiama Dreaming Coral, me l'avete vista usare tantissime volte su Instagram ed è questo rosa con riflessi dorati, è veramente bellissimo, un colore unico, davvero, davvero stupendo. Molto pigmentato, molto riflessato ed è ottimo ovviamente anche da utilizzare sugli occhi come ombretto. Eccolo qua, spero possiate apprezzare. Mentre la seconda tonalità che ho preso è quella un po' più chiara e discreta, un po' più naturale, che mi piace comunque tantissimo, forse però un po' meno riflessata, un po' meno luminosa rispetto a Dreaming Coral, è la numero 01 e si chiama Marmoreal Biscuit ed è questo nude leggermente pescato, sempre con un leggero riflesso all'interno ed è ovviamente un po' meno scrivente rispetto al primo, però secondo me è veramente bellissimo anche questo. Vi faccio vedere meglio lo swatch. Eccolo qua. Quando voglio un look un po' più semplice, un po' più naturale, vado su questo e sto tranquilla. Poi durano tutta la giornata, cioè questi due blush secondo me sono stupendi. E poi le ultime due cose che ho preso per la base sono un illuminante in stick e uno in polvere. Per quanto riguarda l'illuminante in stick, io ho preso il numero 01 e si chiama Golden Crystal. Il packaging è questo qui. Si apre così e questo è il prodotto. Ed è questo dorato, però con un riflesso anche leggermente pesca. È molto bello. Come faccio? Molto bello, discreto e ovviamente stratificabile. Eccolo qua. Ve lo faccio vedere leggermente sfumato e questo è l'effetto. Mi piace un sacco. Secondo me è ottimo anche per essere utilizzato sugli occhi. Mentre per quanto riguarda l'illuminante in polvere, io ho preso il numero 01 White Snowflake. Il packaging è questo e l'illuminante è questo rosa lilla bianco, cioè guardate quanti riflessi ha questo illuminante, è una cosa pazzesca, è bellissimo. Questo è stato uno dei primi pezzi della collezione che ho preso prima di innamorarmi poi anche di tutto il resto. Vi faccio vedere, cioè guardate che cosa non è. Io questo illuminante l'ho usato parecchie volte anche sugli occhi e fa un effetto stratosferico, è bellissimo. Cioè, con questo ci posso fare un trucco sugli occhi, sulle guance, sulle labbra. Vado con questo e mi riempio la faccia. Insomma, avete capito che mi piace tantissimo, è bellissimo. Se riuscite ancora a trovarlo, vi consiglio davvero di prenderlo. Anche per quanto riguarda i prodotti occhi, non ci sono andata giù liscia, infatti sono tornata a casa con tutti questi bei prodotti. E come potete ben vedere, il packaging dei prodotti occhi è più freddo rispetto a quelli dei prodotti per il viso, che è un po' più dorato, sempre entrambi olografici. Parto subito da questa qui. Questa qui è una delle tre palette contenenti tre ombretti cotti ognuna ed è la numero 02 Rose Borealis. Anche le palettine occhi da tre vengono all'interno di questa pochettina. Il packaging è sempre questo qui, con lo specchio all'interno. Poi c'è l'applicatore per gli ombretti, che io non uso, vabbè, uso i pennelli, e questi tre ombretti, che sono tutti sui toni del pesca rosato. E questi qui sono i tre swatches dei tre ombretti. Questo è quello più scuro per le ombreggiature, questo qui è quello chiaro
satinato e questo è il duo, che è pieno zeppo di glitter. Dalla videocamera forse non si vedono, ma vi assicuro che dal vivo fanno un effetto bellissimo. Poi ho preso anche un ombrettino, ce n'erano 4 mi sembra di colorazioni. Io ho preso la numero 01 Frozen Gold, che è appunto il dorato ed è bellissimo. Il packaging è come quello dell'illuminante, solo un po' più piccolino. Ed il colore è bellissimo ed è veramente molto molto luminoso. Questo qui è il colore e questo è lo swatch. Non so cosa riuscirete a vedere, ma vi assicuro che è bellissimo e luminosissimo e ha anche questo qualche glitter all'interno, ma veramente molto 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 fine. E poi ho preso questi due Glacial Eyeshadow, che sono due ombretti in pratica in stick, che hanno la particolarità di far provare un senso di fresco alla pelle nel momento in cui si applicano, ma vi assicuro che è una cosa molto molto gradevole, non è nulla di eccessivo e poi tra l'altro è una sensazione che dopo 2 minuti va via. Questi qui sono i packaging e io ho preso lo 01, che è un dorato freddo, e lo 04, che è un nero glitterato. Adesso vi faccio vedere gli swatches. Questo è lo 01, hanno una scrivenza pazzesca e poi durano veramente tutta la giornata. Io li ho usati spesso anche come base per creare una base perfetta per gli ombretti e poi intensificano ovviamente gli ombretti che andate a applicare sopra. Sono bellissimi. Questo nero ha tutti i glitter argentati all'interno. E gli ultimi due prodotti occhi della collezione che ho acquistato sono una matita che loro chiamano eyeliner e il mascara. La matita è questa qui, è a doppia punta, una è blu e una è un dorato lilla freddo, molto molto bello, io l'ho preso soprattutto per questo colore, avrete capito che i colori dorati freddi mi piacciono un sacco. Anche questa è molto scrivente, questa qui è la parte chiara. Si vedranno solo dei riflessi ovviamente con questa luce. Pensavo fosse ottima per fare i swatches, invece mi sa di no. E questa qui è la parte più scura ed è praticamente il blu. Per quanto riguarda il mascara, il packaging è questo qui ed ho da dire due paroline al riguardo perché quando io l'ho provato la prima volta non mi era piaciuto perché mi sembrava che non facesse granché. Poi forse col tempo un po' si è asciugato, un po' si è concentrato, non so, e seconda, terza volta che l'ho provato mi è piaciuto tantissimo perché è molto intenso, è molto nero e praticamente mi dà sia lunghezza che volume in un unico mascara e quindi mi è piaciuto veramente tanto. Questo ancora si trova, se vi va provatelo perché secondo me piacerà a tutte perché è veramente un buon mascara. Lo scovolino è questo qui, è dritto, a punta, non troppo grande. Questo mi permette di arrivare anche alle ciglia più interne. E in ultimo vi faccio vedere i prodotti per labbra che ho preso della collezione. Come avrete sicuramente notato, ce n'è uno che ha un packaging diverso dagli altri ed è praticamente questo qui, che è l'Holographic Lip Balm, che è un lip balm olografico essenzialmente. Io lo sto utilizzando però in realtà o per uscire quando sono struccata, la sera magari vado da mia cognata o da casa del mio ragazzo struccata e mi metto su un po' di questo che dà un leggero leggero riflesso, non so se lo vedrete qui. E idrata abbastanza le labbra, oppure lo metto la notte per dare idratazione alle labbra e il giorno dopo mi alzo che ho ancora un po' le labbra idratate, infatti comunque l'ho usato tantissimo, è praticamente quasi finito e mi piace molto anche il packaging che è così bianco e tutto, con tutti i riflessi olografici. Mentre per quanto riguarda i rossetti della collezione io ne ho presi 4, in realtà dovevano essere 3. Uno è stato un errore, voglio vedere chi di voi che mi segue su Instagram si ricorda di che errore si è trattato. Scrivetemelo nei commenti così vedrò se ve lo ricordate e ve lo faccio vedere subito qual è il Matte Lipstick numero 03, che è questo qui, è un rosso piuttosto scuro. Che non è proprio nelle mie corde, insomma, è un lampone. Io preferisco i rossi corallo
Infatti quello della nuova collezione mi piace tanto perché è molto più estivo. Ovviamente in una collezione invernale non hanno fatto uscire un rosso corallo, però io questo qui non lo avrei acquistato, mi sono sbagliata e voglio vedere chi di voi si ricorda come mai feci questo sbaglio. In generale però è un colore bellissimo, poi questi rossetti hanno come caratteristica il fatto di essere dei rossetti completamente matte ma che non seccano per niente le labbra, leggeri, non si sentono, non danno fastidio, eppure sono molto pigmentati, mi piacciono veramente tantissimo, mi piace anche il packaging che è questo un po' calamitato. Un altro rossetto matte che ho acquistato è il numero 01 ed è questo qui, è un nude neutro, un po' pesca ma anche un po' rosato ed è bellissimo, è stato il primo dei rossetti di questa collezione che ho acquistato. Questo qua proprio ve lo consiglio perché è un nude che si vede e che però non è pesante, quindi è ottimo per quei look naturali in cui però si vuole far vedere che si ha qualcosa addosso. L'ultimo matte della collezione che ho acquistato è questo qui, è il numero 08, ragazzi, ed è un marrone freddo, né troppo scuro né troppo chiaro, che è una bomba, mi piace tantissimo, lo sto mettendo veramente tanto, lo saprete se mi seguite su Instagram, metto foto spessissimo con questo colore addosso, molte di voi mi hanno chiesto che colore fosse e io vi ho detto è proprio il numero 08 dell'Arctic Holiday, scusatemi, di Kiko. Se lo trovate, prendetelo. Questo qui io lo vedo benissimo anche applicato con un semplice ombretto dorato come può essere questo della collezione che vi ho fatto appena vedere, oppure anche quello in stick. Una bella botta di mascara bello forte e questo rossetto fa il resto del lavoro. Io sono pronta per andare in ufficio. Insomma, lo avrete capito, mi piace tantissimo. E l'ultimo rossetto della collezione che vi faccio vedere, ultimo ma non per importanza, tra l'altro è stato uno dei primi prodotti che ho acquistato della collezione, è questo qui ed è un metal lipstick ed è il numero 03. Molto molto bello, famosissimo perché è stato uno dei pezzi più acquistati della collezione ed è questo rosso metallizzato, bellissimo. Mi sembra che nella collezione ce ne fossero 6 di metallizzati. Io ho acquistato solamente questo ed è il classico rosso Natale, un rosso metallizzato acceso che sulle labbra è luminosissimo, le rimpolpa tanto. Ed è fantastico anche per quanto riguarda la durata. In generale questo è un altro di quei rossetti che fa praticamente un trucco, basta mettere un po' di mascara se si vuole, magari un po' di illuminante sugli occhi e sugli zigomi e il trucco è fatto. E nulla ragazze, questi erano tutti i prodotti dell'Arctic Holiday di Kiko che ho acquistato. Io vi consiglio di andare a vedere online o negli store più vicini a voi e quali sono i prodotti che ancora sono disponibili e di acquistarli. In generale io già nel video in cui vi parlavo della nuova collezione di Kiko, la Lip Miloz, quella di San Valentino, se ve lo siete perso vi va di vederlo, se riesco ve lo lascio da qualche parte. Già lì vi dicevo che il Kiko sì è vero ha aumentato un po' i prezzi, però secondo me ha aumentato molto anche la qualità e quindi vale davvero la pena andare a provare questi prodotti. Io ve li consiglio davvero, vi consiglio di fare un salto per vedere le novità. Anche la nuova collezione è bellissima, come sapete se mi seguite su Instagram, già ho acquistato un sacco di pezzi e oggi penso fra poco andrò a finire il mio round di shopping per quanto riguarda la Free Soul, che è la nuova collezione primaverile di Kiko, e poi vi vorrei fare un video anche su quello che già me l'avete chiesto. Tra l'altro, con i prodotti che ho acquistato di quella collezione, ho già realizzato questo trucco luminoso che mi vedete indossare adesso e ci ho fatto anche un tutorial che non so se avrò già caricato mentre guardate questo video, perché ancora devo decidere cronologicamente quale video pubblicare prima e quale dopo di quelli che sto registrando, perché ne sto registrando tantissimi, mi ha preso un po' la mano. E nulla ragazze, questo è tutto, chiudo qui il video, me l'avevate chiesto in tante e io ho avuto tanto piacere a farlo, spero di esservi stata utile, spero che vi sia piaciuto e spero che ci sarete anche per il prossimo video. Se vi va fatemi sapere con un commentino a questo video se avete acquistato qualche prodotto di questa collezione e se siete d'accordo con me sul fatto che Kiko ha aumentato sì i prezzi ma ha aumentato anche la qualità e quindi vale davvero la pena investire su questo prodotti. E nulla, questo è tutto, vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!